Ok, ci siamo. Ciao! Ciao, piade. Siamo un pochino stretti davanti al PC, ma in qualche modo funzionerà. Forse okay. Dovremmo riraccontare quell'aneddoto. Sì, quella di quando mi hai fatto quasi cadere il PC e io stavo per quasi avere un infarto, ma ho avuto un totale infarto, micro infarto. Sì, esattamente. Mini infarto. Una canzoncina. Più o meno stava facendo in quel modo il mio cuore. Solo che in teoria non doveva farlo. Zucchero tutto intorno a noi, non potrete più fare a meno di noi se non potete stare senza. C'è da dire che l'inizio di un gioco horror con delle canzoncine del genere questa cari miei si chiama proprio ti fa capire che c'è qualche cosa che non va già. Questi cari miei si chiama dipendenza. Quindi non si è capito comunque tipo... che siamo davanti al copio tutti e tre, tipo... No. No. No, no, non lo saremo ancora per molto se continuiamo così, probabilmente, però perché ci andremo siamo tutto a cagare. O a ci uccideremo a canicati. A canino. Canino. Perché è più vicino. Sì, è in bocca. C'è un modo di dire su canino? No, sì, l'ho ignorato, non ti preoccupare. A canino ognuno c'ha un pisellino. Scusate, credo cos'è questo rumore? Credo che sia l'inizio del gioco. Sì, succede anche a me. Ho l'idea di dare un esame. Wow. Abbiamo già parlato di quanto io ami questa grafica che non ti fa capire niente di quello che c'è per terra. Non si capito perché pare che il tipo gli sia allagata casa. A me sembra più tipo nebbia, però non capisco perché dovrebbe avere della nebbia in casa. Perché è un incubo. Possibile. Però in realtà è molto atmosferico. Perché in realtà è tutto molto tipo graffiato. Sì, è ovvio che è quello lo stile. Più che altro allora, le cose colorate quindi so da interagire. Sì, in teoria sembrerebbe che possiamo interagire solo con le cose colorate. Che è un'ottima scelta di design, devo dire. Anche se mi dispiace la classica cosa d'avventura grafica. Tipo quella candela, tutto. No? Quella candela, io voglio sapere tutto di quella candela. Tipo, perché sei lì? Perché sei vicino alla foto di una tizia? Oh, è però aperta perché. Che carino di quadro, sì. C'è anche un corvo, l'hai visto il corvo? Il corvo è l'animale più bello del mondo. Tra l'altro ho scoperto c'è una differenza tra Crow e Raven. Allora, abbiamo due porte tra cui scegliere. Andiamo a caso? Sì, sarà dai. Andiamo in ordine, dai. Ok. Adesso jumpscare. E ora tipo abbiamo finito il gioco. Era una scelta. Che bello che tutti i giochi horror, tipo, a un certo punto, cioè tipo subito all'inizio c'hanno il bagno. Tutti gli horror hanno un bagno da qualche parte, però non c'è niente di apparentemente colorato. No. Stranamente. Neanche alzarsi per una... Pipì, no, perché ha già allagato tutto. Giusto. Ecco perché è tutto allagato, vedete, ha tutto senso. Eh sì. Siete delle persone giustamente schifo. Giustamente ha continuamente incubi, quindi giustamente allaga continuamente. Ma tra l'altro casa. Che andatura buffa. Perché stai cercando di compenetrare il muro? Non lo so, perché aspetto tipo il bug che mi fa clippare attraverso. Che simpatico quadro anche quello. Oh, quello però ci si può interagire. È solo caduto un quadro. Belle allora, facce degli però, sguardi così vispi. Vispi, sì, esatto, la parola giusta. Sì. Oh, tra l'altro lei è la tizia iniziale, quella sì, che gli cadeva, quella... quindi è la sorella, immagino. Quella che è la ragazzina di Vering. Credo fosse stata accoltellata. Ah, è vero, l'ha accoltellata lui, forse, possibile? Iniziamo già con le rivelazioni finali. Non lo so, ma io non ho... Ma è tipo il colpevole il maggiordomo, cioè... Il maggiordomo in realtà è suo padre. Ma non è lo quadro. Stesso corridoio di prima? No. No. Ma c'era sempre il però sono altri quadri. Però c'è della classe, c'è dello charme. Questo sai dire. Chi è? Uh-huh. Bob Ross da giovane. Lo vedi? Guarda proprio non la faccia da... Non ci sono alberelli però. Non ci sono così tanti happy little clouds. Era nel suo periodo blu. Ma non è blu, è nero. E il frame rate. Sì, infatti. Ah, perché guarda, ora c'ho l'ombra. C'era l'ho notata che c'era l'ombra. Ah, c'era l'ho notata. C'è un'altra due porte. C'è un bosco. Non, perché io sto flashando Shining? Ok. Vabbè, ci abbiamo due porte comunque. E io direi di continuare con la nostra scelta di sinistra. Vabbè. Sì, ormai è una presa proprio politica. E abbiamo dei libri non interagibili. Un po' a parte uno accanto. Che adesso cadrà. Ovvio. No, un direi oddio. Che c'è qualcosa però, di interagibile. È un libro in effetti. Che è? È in Veniatur Manus tua Omnibus Salmis, roba religiosa? Che è la Bibbia che è diventata Salmus David.
Penso di sì. Bibbia comunque. Speravit in domino e ripiatteum. Allora, salvum faciateum quoniam vulteum quoniam tue squict. Scusate, l'ho silenziato. Ma tanto si capisce un cazzo. Cioè, non lo so se voi, tipo, capite un... Sì, come lei, no. Probabilmente. No. Ma tu non eri quella di Catullo? Io che di che? Di Catullo. Ma Catullo sta antipatico. Ah, e comunque, basta. Credo... Comunque, ragazzi, è roba, credo, religiosa. Se non, c'è, non esiste mouse nel gioco, quindi... Non posso... Non puoi interagire. Posso solo... Guarda, il libro e basta. Non dimentichiamoci che esiste. Potrebbe tornare comodo. Il tuo frame rate sta sì, sta andando... Non so se è perché il computer si scalda o perché qualcosa si sta elaborando, il che sarebbe e molto brutto. Edida, si è calmata. O forse è un piccolo memory leak del gioco. Può essere che qualcosa si sta elaborando, tipo, che ne so, un mostro che ora apre le porte. Ma non è neanche ancora pacche. Che bellino. Bello. Proprio sopra il letto, della serie, mi sveglio e vedo questa cosa, mi viene voglia di tipo vivere. Tipo che io ho il poster di Kingdom Hearts e lui ha certo. Che cos'è? Tra l'altro è un tacchino. Che cos'è? Un tacchino? No, non sembra più un avvoltoio, il tacchino. Wow, no, dai! Vabbè, ma è la nostra ombra. Vorrei dire che forse era una poiana. Però. È lui, chiaramente è lui. Che lui è... Chiaramente. Oh, ma l'avete vista la bellissima tappezzeria con i teschi? No, me l'ero no, perso. Me l'ero la voglio anche io in camera mia. Sì, anch'io. Forse è apparsa dopo? Possibile? Oddio, sì, hai ragione, è apparsa dopo. Oh. Dopo che abbiamo visto l'uomo nero. È chiaro che era un metallaro che ci ha cambiato la tappezzeria e non ci può dire. Che perfetto. Era Ugimen, raga. Ugimen? Ugimen. Ah, Ugimen, l'uomo nero. Allora, io scommetto 10 euro che adesso appare qualcosa dalla finestra. Perché hai forse già visto no. Il let's play. Più che altro è perché era nel trailer. Esattamente. Ma fancuffia. Però non lo so qual è delle tante. Potrebbe essere pure che non è questa la... Ma magari è al 37esimo ritorno. Avrebbe anche senso. Anche se questo lungo corridoio sembrerebbe proprio voler far montare la tensione. Per l'appunto. Tra l'altro è un uccello che credo gli si sia rotto il GPS. Perché che croce. È più o meno quello che succede ogni volta che io mi rompo il GPS. È che Hitchcock fa brutti tu scherzi. Tu hai il GPS? Sì, quello che a Luca ci ha difettoso. Portato a casa di una persona. Sì, mio GPS. Invece che a Luca Comics siamo andati dentro casa di una persona. Guarda quel bel pollo con il coltellino. Mi fa venire una oddio, gran ragazzi, fan. Disney. Guardate sullo scaffale, la maniglia. È chiaramente un messaggio nascosto. È Topolino. Adesso appare da qualche parte. Ma sex, guardate minuti. Bene. What the... È caduta una tazzina. Ma non era interagibile. Non credo che possano cadere anche le cose non interagibili. Tu non puoi interagirci, ma qualcuno. Wow, quello però è interagibile. Carne macinata. Carne macinata, sì. E anche no, credo che sia il sangue che è rosso più in generale, perché per effetto. E figo. Dici che questo non ci possa interagire? Beh, col tritacarne credo di sì. Ora non so qual è. Ho appena aperto dove di nuovo la porta, andando. Non l'ho fatto apposta. Dove stai? Intorno a qua. È bravo a interagire? Oh, va. Lo possiamo guardare da vicino? Direi che è un intenso suggerimento di infilarci la mano. Oppure quello in realtà, quello al centro è l'Etna e intorno è... È una piccola cartina dell'Etna che ci sta suggerendo sì. In realtà che dobbiamo prendere un aereo e andarcene. Molto, vabbè, però molto in realtà fuori. Fino adesso è solo una cucina, cioè non c'è niente di... Infatti a me fa venire solo una gran voglia di ragù. Scusami, so che non è bello da dire a una persona vegetariana, vabbè, però... E che fai di mattina appena sveglio? Te ne vai nella foresta buia. In c'è pigiama. C'è un ramo che si muove. Però. Più di uno. Guarda, anche questi. No, sì. Pensavo di avere dell'occhio invece. Quindi ora... Oh, stiamo scendendo le scale da soli? No, figurati, li devo dare io. Allora, chi vota per l'albero stupratore della casa? Perché il fatto è che a me sembra molto più accogliente di casa nostra. È vero. Io credo che mi trasferirei qua. A parte quello dell'albero a mano. Oh, vabbè, il peggio che succede è che è come quello della casa e vorrà farti due coccole. Molto intense queste coccole, però. Perché non avete ancora visto... certo, io mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è andare nel cimitero. Di che mia nonna? Indiano. Sì. Costruito un antico cimitero. Tra l'altro Alexander Bruce. Indiano. Alexander Bruce, ok, ricordiamocelo. Con dietro Ozalkab. Oh, non so, io lì non riesco. È una famiglia multietnica. Ozalkab. Justin L. Fruling. H.P. Fruling. Sean Robert Cohn. Tua madre. No, quella non c'è. 840 Joshua. Scusa, perché è invertita la data di Joshua Not? 1835-1786. Oh,
Interessante. È Benjamin Button. E là dietro c'è anche un 3850, delle date senza nome. No, 1000, 1000, no, è un 1000, anche se si legge male. J&M Grabowski. Kevin Clark, Carl Spangler, Walker White, questa no, è morta a 14 anni. Questa ha 4, questa ha 4. Direi che questa potrebbe essere la nostra Lloyd candidata. Lloyd Fitzroy Smith, Mr. D. Winter and his Emily Ann. Oh, eccola qua la nostra sospettata. Steve Lin. Loved e qualcosa. Non ci puoi interagire? Sì. No. Ah, sì. Gabby. Gabriel Smith. Che tra l'altro ha 6 anni nella tomba. Quindi non può essere lei. E scopriamo il nome del protagonista così. Gabby. No, Thomas. Ah, è vero, perché lei è Gabriele. Sì. Notare che comunque i quadri sono sempre diversi ogni volta che ci svegliamo, tipo. Vabbè. Sì, credo sia. Non è manco la stessa stanza, in realtà. No, è vero. Già, non c'erano due porte. C'era una. Dove andiamo? Un buio. A meno che non è quella porta dove è andata lei. Andiamo era dove va lei non o potevamo di andarci. Andiamo dove è andata lei? No, so. Oppure. Tanto non ce la troverai. È chiaro. Oh, non è decisamente la stessa struttura della casa. È il bagno e c'è del sangue. E capita quando ti fai la barba o quando ti cavi quando tutti ti cadono i denti. Tre denti. Ah, strano, pensavo si sarebbe guardato allo specchio. Anch'io. E scoprendo aveva i denti. Cioè aveva al posto degli occhi. È un incubo. Questo spiegherebbe la sua andatura. Cosa? Non avere perdere i denti? Cioè sì. Nella smorfia quando ti cadono i denti. Oh, va che bella natura morta in tutti i sensi. Senso. Perché i freghi le battute? Ecco, quel prosciutto le grandi menti. Vedi, questo è il prosciutto prima e quello è il prosciutto dopo. Il famoso prosciutto di cacchio di cello è di dodo. Avete notato che non c'è una tomba che è dopo il 1850? Tipo, non 1870. Sappiamo la data, non sembrerebbe ambientata ai giorni nostri. Sì, anche perché guarda l'illuminazione. Sì, appunto. Ma che so, però sono due figure familiari queste. Sì. Croce al contrario. Lui è l'ombra che abbiamo visto. Dove andiamo? Andiamo là o continuo? Come fai a sapere che quello è l'ombra? Io ho visto un quadro di lui. Vabbè, c'era un quadro, però c'era lui vicino. Boh. Era maschile. Ragazzi, guardate il quadro, questo piccolino. Sembra Slenderman. Slenderman. E quella bambina ha un viso così. È così invitante quella cantina. Così invitante che me ne torno indietro, guarda. Proprio me ne torno indietro, c'era la porta bellissima. Sì, ma non servirà molto. La porta? Credo che dobbiamo andare di là. No. No, secondo me c'è qualche cosa qui. Ah sì? Tipo... Anche il frame rate sembra vederla come... Vedi, tipo un quadro interagibile. Adesso ci trovi il padre morto nel letto, scommetti? No, in realtà è il cugino alla lontana di Oscar Wilde. No. E quello è il suo amante. Del macabro che confronto io proprio. Vero? Però ha fatto del bene al frame rate vedere, vedere il quadro? Sì. Insomma, si è preso il 17. Era 20 che guardavamo il quadro, però. Però vedi che bello. Cosa avete visto? Voci. No, che cosa ho sentito? Ah, ho sentito anche io qualcosa, sì. E vabbè, niente di che. Era il fruscio che parlava del vento. Il fruscio delle cassette. Ma c'erano prima le croci sul muro? Sì. L'ho notate io, ho detto ah, che carine. Ah. E vabbè. E poi no. Se volete decidere dove. Oh, questa sì che mi piace. Tanto non è. Neanche volendo, l'oscurità non è interagibile. E beh. Quindi non possiamo entrare. K. Oh, invece sì. Non è interagibile. No, no. Avrei detto che non era interagibile, ma ha fatto male. Cominciamo già a travisare delle regole. La bambina ha sempre uno sguardo così meraviglioso, in dipinto, foto, daguerrotipo, ma l'accento è lì. È più o meno, oh, fa una bambolina. Oddio, bambè. Ma tanto è. What a cute bamble. Oh, un pendolo addirittura. No! Ah! Simpatia. Non volevo entrare io, eh.
Sono qui solo per guardare. Sei stato chiamato da... Just passing by. Oh, ciao, ciao, ciao cavalluccio. Sei molto carino, perché dondoli da solo? Ma affanculo, cavallo di merda. E siamo in un bagno. Quanti hai presente bagno? Il soldatino che caga? È la versione alternativa del soldatino di piombo. Ho sentito sei, sì, sì, no, ho sbagliato, non volevo entrare qui. Volevo andare di là. Volevo dire, ma... Certo, ci ho giocato anche vicino alla vasca al bagno. Già. Altri giocattoli? Troppi giocattoli. Sì. Quella è un'armata di soldatini. Botte. Cosa hai visto? No, ho stacchiato sul letto in quel modo, è molto inquietante. Dici? Sì. Più delle bambole di prima? Sì. Oh, eccoci tornati qui. Ok. In realtà credo che tutto sto giro sia... Che vedete nelle foto voi? Io vedo barboni e basta. Barboni, occasionalmente baffoni, nature morte, paesaggi, pessimo gusto. Pessimo gusto? Oh, quella è imperante proprio. Sì, sì. Un pendolo. In realtà la cosa veramente orribile in questo gioco Oh, ma che bellino, guarda, guarda che bello. Ma guardalo, ma che cosa... Madonna, lo voglio a casa mia. Sì, va. Il sangue soprattutto è il tocco di classe. Va. Ma poi come si rimette a posto quella cosa, mi chiedo? Rientra. Oh, e questo è lo stesso quadro di prima. Sì, però visto. Però più vicino. Più vicino, sì. In realtà non è il primo. Vabbè, la Madonna, però. Non vedo più un cazzo. Perché è buio, ci sono solo le finestre. Perché e quanto è inquietante. Sembra che tu lo stia vedendo. C'è un gioco attraverso di luci fantastico, sì, comunque. Sì. C'è questa cosa. Complimentoni, mamma mia, allo sviluppatore, devo dire. Ok, ma il disegnatore più che altro, questo è... Vabbè, sì, ormai sì. Sì. Cioè, c'è... E salta la registrazione a casaccio, però ok. Ogni volta che succede qualcosa poi mi fa morire. Si spaventa il PC. Probabile. In realtà è tutto un meccanismo per farti registrare gioco. Perché c'è qualcosa sotto. Non so cosa. Beh, però è bella sta casa. Cioè, praticamente fa... Cioè, l'architetto che l'ha progettata l'ha fatta tipo a chiocciola. Esatto. E stiamo andando al centro della casa. Poi mi sembrano sempre gli stessi... Oh, un quadro interagibile. Oh, un quadro interagibile. Aspetta. Perché in realtà i quadri te li fa vedere più da vicino. Beh, per non tutti. Poi possiamo continuare o entrare dentro la stanza? Direi di dare un'occhiata alla stanza, tanto ormai stanza per stanza. Che bella idea. E questo e quella che... c'ha un coso da cucito impiattato. Beh, perché dovevi posarlo da qualche parte. Giustamente. Stava cucendo. Siete proprio maliziosi, vedete sempre il male nelle persone. Concordo. Metti quel ferro da calza in mano, potrebbe farci. Vorrei prenderlo tantissimo, ma non me lo fa prendere. È una legge dei giochi d'avventura. Se c'è un oggetto utile, il personaggio non lo prenderà mai. Avete notato che c'è la carta da parati coi teschi dentro? Credo no, sia semplicemente il pessimo gusto che impera. Dici che impera ancora sì. Il si è innalzato improvvisamente così. Si è erto come un cavallo. Erto. Parecchio erto. Parecchio erto. Allora, due erti e mezzo. Porta... lì c'è un'altra porta. Dove andiamo? Io questa... nord. Questa è più vicina. Nord. Questa? È per pigrizia, ditemelo per favore. Più o meno. Avete, avete quelle scelte nord? Orribili. Esci, è tutto rosso. Hai presente quando ho detto nord? Esci, tutto rosso, esci. Non so nemmeno dov'è la porta. Non vediamo nulla, è quello il punto. Ma io ho visto rosso. Beh, sarà molto bello quando riusciremo a capire come accendere la luce là dentro. No, non accenderemo. Ecco. Così, abbiamo risolto il problema. Va. Ma guarda capito, un po'. Di tutte le candele che c'erano in giro, proprio questa col piattino. Però è bellina. Perché lui è un lord. Ma gli altri pensano di questa Perché non sono colorati. Wow. Quindi improvvisamente voglio un crossover tra questo gioco e Splatoon. Perché? Perché possiamo colorare gli oggetti. Quanto volevate vederlo di preciso? My god, why me? Già. Prima di interagirci, vediamo un attimo che c'è in giro. Ma è colorato, non so neanche. Oh. E basta. Pensi sia interagibile? Penso di sì. Vabbè, sì, l'abbiamo visto. E basta. Sì, ok. E lui non reagisce? No. Beh, effettivamente anch'io penso me ne andrei molto velocemente. Poker face proprio, della serie. Non ho visto nulla. Non c'era nulla. C'era un corpo? No. Non c'era il mio corpo. Boh! Oh. Brutta cosa. Boom, shakalaka, boom! Già. Sì, è un temporale. Che brutta cosa, perché so che usciranno screamer. Vieni qua. Non credo ci siano screamer.
Non sembra il tipo di gioco da screamer. E noi entriamo qua dentro. Lallerolallerolala. Ripeti quella frase, scusa. Non era uno screamer, non c'è stato nessun rumore forte. L'unico a rumore parte i nostri. Siete stati voi due. E vabbè, e noi usciamo di nuovo. Ciao, sei a destra, sei a sinistra. Amica mia, io ti voglio bene, voglio abbracciarti. E tu anche vuoi abbracciarmi, ma non nel modo in cui voglio abbracciarti io, probabilmente. Ah, bella la pioggia, no. Rilassante, dai. Bello il fotografico, sì. Poi. Molto. Già. Fissiamoci sulle cose artistiche. Sì, sì. Aiuta sì. Molto. Tipo, adesso guardiamo un quadro e sicuramente ci caghiamo sotto in mano. Ma i quadri sembrano sempre quelli, onestamente. E l'ultima a parte volta quello. Che... Bambina. Quei due non c'erano. Sembrano no, abbondanti. No, quella prima sì, la donna sì. Sì, la bambina non l'ho mai vista prima, non sembra un quadro particolarmente inquietante. È un bambino, inquietante per forza. Quello è vero, però non è più inquietante. Però non è più inquietante della media del bambino. Basta però ste ombre. Più che altro perché ogni volta il gioco si chiude il gioco. Cazzo. Non ci sono salvataggi, tra l'altro, sbaglio? Forse salva checkpoint, ma non te lo dice. Ah, è vero, sì, ci sono dei. Meglio così, rompe molto l'immersione. Salveremo ogni due secondi. Credo che ci siamo già stati qua. Sì, dobbiamo, credo, tornare in camera. Non vorrei dire. E tipo, non mi sento bene, torno a letto. No, più che altro c'era una parte che non avevamo esplorato. E quella dove è andata la ragazza. E in più, teoricamente, è stata la ragazza stessa. No, a dirci. No, noi siamo andati nella parte della ragazza. Che l'altra porta era no. Il bagno. Ah, sì, è vero, era il bagno. L'altra porta, hai ragione. No, avete ragione. Qui ci siamo stati, l'altra stanza, sempre dove si allora, 10 a 1 che c'è qualcosa qui. Anche perché sembrano essersi calmate le acque. Oh, no, non c'è niente. In teoria è il momento di dare fuoco e uscire da questa cazzo di casa. No? Non funziona, vero? No. Peccato. Mamma, guarda che. Però è tenuta bene questa pianta, eh? È una pianta. Onestamente. Anche quest'altra. Mi sembra molto oh, ecco dove dobbiamo andare. No. Dobbiamo proprio. Vabbè. Ma perché mi abbracci? Io ho paura. Perché te voglio proteggerti. Ma perché? Sì. Non sa nemmeno scendere le scale, sto tizio. Ve ne rendete conto? Meglio vero? Così. La telecamera è qualcosa di terrificante in questo momento. Vaffanculo proprio. Cioè, io non dai, vedo adesso dove... arriva da destra. No, è finita così. Vabbè, c'è solo una testa mozzata sì, adesso. Cioè, io direi che proprio a prepararsi. Oh, eccolo lì. C'è un'ascia. Oh, un'ascia. C'era quel cacciatore con l'ascia. Devi oh mio Dio, abbiamo l'ennesimo protagonista bronco. No. No. Non puoi. No. Che cazzo. Si è preso una vena e se l'è strappata via. Già. La stanza è uguale a prima credo, però. No. E la stanza, va bene, ok. Beh, era una vena o un'arteria? Allora, però non se le arterie. Allora, le io vi do questa comunicazione. Non possiamo muovere l'ascia. E questo mi sembrava anche palese. Credo che dobbiamo raggiungere quelle belle. Ah, già, assi. Giusto, c'è pure lo sprint, me l'ero dimenticato. Ma non credo ci servirà. Quelle belle assi da rompere. No, questo è il bagno dove ci sono i denti. Già, avete ragione. Beh, questo se non altro ci conferma che non abbiamo saltato stanze. L'avevo ammesso detto. Che sia possibile. Allora, credo devo. Scurendo l'atmosfera, o sbaglio? Dici? Sì, dietro di te. Ciao. Ha uno sprint infinito lui. Lui è un inizia porca a pensare puttana che non Eva, sia porca così. Porca puttana Eva, mannaggia all'asmatico di merda che sei. Mannaggia. Hai appena offeso milioni di persone. Beh, in un gioco horror mi metti il protagonista asmatico. Tranquilli, sono asmatico anche io. Sono estremamente offeso e verrà punito gravemente. Ragazzi, ma è come mettere non lo so, un gay in mezzo a un bar di camionisti, per favore. Ma no, credo che la cosa... In tutto questo io spero di stare scappando veramente dalla parte giusta, che tipo non c'è qualche cosa da fare. Credo questo. Okay. Ma in realtà non credo che tu debba scappare, non sembra che ti stia inseguendo niente. A parte il buio? Hai ragione. Ma il buio ti segue... Nulla. Oh mio Dio, questo mi preoccupa molto di più. Ma perché buio dove sali? Perché è la soffitta. Le soffitte, no, ma mica con tante candele di cera. Ciao amica mia. Aprirà gli occhi sicuro come il pane. Io preparo proprio spazio, no? Ma proprio ma sicuro come... Vabbè, ovvio. Come... E ora è cambiata la stanza. Caro, stai sognando, te lo sto dicendo io. Questa non è la tua stanza, di solito è l'altra. Ma rimettiti a dormire, ti prego. Non lo fa. Ha detto che deve esplorare questa bellissima casa. Sembra più vecchia, o sbaglio? Sì. Può essere.
Leval può essere. È più di là. È la stessa casa dilaniata. Sì. Senti, comunque, a prescindere da incubo o no, ha un sacco di fantasia sto tizio. E questa è la stanza con i soldatini. Avete presente quando abbiamo visto la stanza prima? Ma tra l'altro c'era quella cosa sotto al letto. Ah no, niente. Ma è un giocattolo comunque. Mm-hmm. Un orsacchiotto. L'orsacchiotto che era sul letto probabilmente. Sì, ma mi inquieta. Oh! Che? No, MDK. Ude. Oh. Che a parte essere un bellissimo video. È cambiato un po', sono cambiati un po'. Sì, un po'. No, i pupazzi dico. Sì, sono invecchiati. Su via. Anche i pupazzi, giustamente. Certo. Oh, i fiori. Ma non c'è bisogno di toccare quei fiori, secondo me. E tocchiamo i fiori. È lei. Nostri. Palesemente sì. Lei. Sì. Quindi ora ci insegue. Sicuramente le dai un calcio e. Ma è sicuro, e poi lei ti prende il piede, te lo storce, te lo ficca in gola e ti ci ammazza. Obiettivamente, se succedesse una cosa del genere, io vorrei vederla. Ma porca troia, no. Oh, ecco un altro tizio con degli occhiali. Progressivamente più tecnologico. Figli. Vabbè. Io sono convinto che dovremmo starne. Ho sentito una voce. Dovremmo trarre delle conclusioni, ma non riesco a trarle. Ma quale? Cioè, c'è una con dei calici. C'è una porta che sta ignorando bellamente. Sì. Beh, era così evidente. Già. Vedi che la ignoravo per un motivo. Cosa? No, perché è una stanza che gira, non ce l'avete fatto. Ah, certo, è vero, no, sì. No, quindi ma adesso è la stessa cosa qui. Sì. Ritorniamo qua, usciamo. Che però è più buio di prima, no? No, anche tu, Ale. Sì, sì. E adesso continuiamo a girare dopo essere usciti da qua. Oh. La planimetria ha un senso e non è un tipo planimetria. Dicevamo. La planimetria, dicevo, ha un senso e non è una specie di solido non è l'idea. Continua a chiudersi occasionalmente sto gioco. Perché poi lo farà nel momento sbagliato. Sono sicuro. Però col fatto che non ci sono salvataggi, forse non c'è un vero sembra momento. Sembra quando si abbassa molto il frame rate, tra l'altro. Però adesso il frame rate no. Allora, 10 a 1 che esce qualcosa da lì. What the strafare? Credo che tu debba nasconderti quando arriverà qualcosa. Ma non ce n'è bisogno. Vi odio, ma perché dovete fare? Perché adesso non cose. Arriva niente, capisci? No, infatti, è messo lì per decorazione. Allora, quella porta. Andiamo avanti, porta. 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 Tanto le cose brutte arrivano alla fine. Mai che dite avanti. Le cose brutte arrivano alla fine. Non c'è niente. C'è niente. Più allunghi e meno doloroso. Cioè, più tempo ci vorrà. È quello che dicono tutti gli omicidi seriali, questo. Oh. No. L'entusiasmo. Allora, Ciccio. La prima regola è cardio. La seconda regola, doppio colpo. La terza regola è stai lontano dalle cazzo di bambole. La quarta è se vedi gente impiccata non gli vai vicino. Ma noi abbiamo trasgredito almeno 3 o 4 la porta. What? Sì, ma perché c'è la tizia coi fiori lì? Aspetta. Oh, è vero, è sempre lei poi. Io mi do una spanna di attenzione. No. Non è uguale, è bionda. È bionda. Almeno credo perché. Ha proprio capelli diversi. No, è bionda, ha altri capelli comunque. Sì. Vabbè, il punto è quello, i capelli chiari. Mi dicono che come se la guardiamo la terza volta vinciamo un orsetto, È la regina bianca di Alice nel Paese delle Meraviglie, che aveva i capelli oh, chiari. Oh, guarda quella bambola messa in quella posizione così confortevole. Sembra quasi un teschio. Che bello. Vi odio. Quella bambola. Quella è più carina. Quella è più interessante. Oh! Ciao, cara. Sì, guarda, addio, stavo passando, cara. Stavo andando al bagno. Che c'è la bambola della suora? C'era anche prima, era vicino a sì? Quella. Sì, con i fiori in mano. No. Guarda quella con l'occhio cavato, guardala e non la vedi più. Magia! Ma invece la vedi ancora. Ma guarda che buffo! Esci di corsa. E sempre lì sta. In realtà è la bambola di Naruto, te lo dico io. Allo Sharingan. Ha abusato dello Sharingan ipnotico. È la copia, capisci? Sì. Oh, l'avete vista quella in basso a destra? Che sì. Carina. No, ero confuso dal suo Sharingan ipnotico. Guarda, ce n'è una ancora più bella. Una che non ha più la... Quello ne ha proprio abusato tanto. Allora, io non Sharingan. So se voi vi siete resi conto che noi siamo entrati e quel manichino non c'era. Sono passato e è apparso il manichino. No, me ne sono reso conto. No, in realtà penso che devo coprirsi. Va bene, l'importante è che so di stare immaginandomi le cose. Penso che stai coprendo il tuo corpo.
Carino. Wow. Diventano progressivamente più bruttissimi. Questa è la mamma di Forrest Gump, chiaramente. Quella è la famosa scatola di cioccolatini. No, ok, dai, visto da più grande è... È soltanto un ragazzino con dei capelli strani. Ragazzino. È una ragazzina. Da che cosa lo capite, Carlo? Dal gridolino. Del gridolino femminile che hai sentito. C'è una bambola in gabbia, tra l'altro. Voi ve ne state, vi state perdendo i piccoli dettagli. No, no, io no, no. Ma faglieli notare, altrimenti non vale. Comunque la cosa più inquietante rimane la faccia da cazzo della bambina. Pensavo la sua. No, la sua è... Anche è. No, io ti prego di notare come si muovono i suoi occhi, sì, mentre cammino. Gli rimbalzo. No, anzi, non mentre cammino, quando apre, no, le porte, quando, sì. Guarda, in generale. No, aspetta, aspetta, quella di prima. Guarda, guarda. Ah, no, l'ha fatto solo prima. No, occasionalmente ha mosso tipo gli occhi, sì, tipo come se si guardasse intorno. Lo so, lo fa di continuo. Ah, almeno quantomeno si caga sotto un pochino, Sì, sì. Prima o poi una di queste bambole. E abbiamo fatto il giro. E no, ve lo spiego io adesso che succede. Noi apriamo convinti che possiamo entrarci. Scusate, cioè questo va oltre, no? Che cazzo? Butta strada. Non è niente di che. Non è niente di che, è solo Hulk che passava. Fino a un attimo fa era un gioco inquietante, ora non ho capito perché mi hanno tirato contro. Oddio, oddio, non è niente oddio, di che. Oddio. Non è niente di che. Ok, mi sembra un'idea saggia. Anche perché ho preso la prima porta. Era l'unica, mi sa. È chiaro che lui non ci passi dalla porta della cantina. Sì, perché Cristo, cioè qual è il significato recondito di quella roba? In realtà lui è il figlio della cosa e quello è suo padre che lo cerca. Stronzo, dove sei? Damn! L'ho appena visto dietro? No. L'ho appena visto dietro? In caso ricordati che ero sprint, ma ricordati guarda. Che era sprint. Sempre la bionda rotta. Oh no, oh no. Che cosa? No, ah, c'è uscito. Vabbè ragazzi, si può morire nel gioco? Questa è la vera domanda. Sì, si può morire sicuramente. Quindi a destra, velocemente. A destra. Magari prima guarda dove è, cioè nel senso. Sei più veloce di lui se sprinti. Ma tu non hai visto sprintare. In effetti nemmeno lui correva. Non posso sprintare. Spero non possa sprintare. Esci. Esci, Dio mio, esci. Ma è una bellissima e tranquillissima stanza delle bambole. Non c'è assolutamente nulla di strano se esce dal buio. Quanto mi cago sotto. Io non... No. Preparati. Ma credo che se non lo vediamo arrivare... Dovrebbe passare. Non è detto. Non è che perché c'è un armadio automaticamente passa. Va bene. Ma vi immagini che vi fa il trucco e entri nell'armadio e c'è dentro. Ma non c'entra. È enorme. L'hai visto? Tu dici? Oltre io dirò una cosa. Ok, ok. Calma, calma, non sprecare lo sprint in una direzione se magari poi ti arriva dall'altra. Va bene, va bene. Ho sentito, va bene. Come si chiamava il protagonista? Thomas. Bene, ho sentito un Thomas. Già. Non so se è pareidolia, ma... Pareidolia? Sì. È una parola italiana, vero? Vedi quello che vuoi vedere, senti quello che vuoi sentire. Teoricamente sì. La pareidolia è sul vedere, però. È come quando nella nuvola vedi una faccia, è perché ce la vuoi vedere tu in realtà molto. Tipo bene. Ad esempio, io adesso che cosa voglio vedere in quella bambola? Esattamente questo. Una bambola che piano piano più cambia altro, espressione. Il principio della pareidolia è che il tuo cervello è fatto per riconoscere le facce. Mm-hmm. Quindi tu tendi a riconoscere le facce anche dove non ci sono. Uh-huh. C'è un altro punto che stiamo dimenticando. Sì. C'è ora un'ascia in giro. Sì. Dov'è? Perché tu pensi di poter usare un'ascia contro quell'affare? Pensavo più di convincerlo a grattargli la schiena e magari mi lasciava stare. È un po' tipo la favola del leone e del topo. Esatto. Solo che è la favola dell'adulto e del bambino grande. Solo che volte lui. C'è questa cosa che tipo ci sono sempre le stesse bambole. A un certo più punto. Più che altro le stanze sono diventate più inutili. Deteriorate. Non sembra esserci niente nelle stanze. Ma quello è strano. Credo che dobbiamo arrivare in fondo e basta. Oh okay. Madonna, non è successo niente. Non è niente. È soltanto nostro padre che ci vuole abbracciare. Entra.
ecco a che serve. Era un idiota. Un liscio fantastico. È palesemente un idiota. Vai dentro, ragazze, vai dentro! Ragazze! Puntando la porta. Su. Quelli sono buchi? Sono buchi nel pavimento quelli? Che cosa felice! Però... ci svegliamo in posti sempre più belli. Vero? E meravigliosi. Però. È fantastico proprio. Io non so che dire. Io ho perso la capacità di mantenere. Non è che mi porteresti dell'acqua per caso? Non c'è. Ah, mi porti per favore un polmone nuovo? A me le porte vocali. Vabbè, ma c'è bisogno di fare tutta sta scena delle cose. Moriamo e basta. Oh, ciao. Che carina. Sei carina. Sei molto carina. Perché credo che tu sia il personaggio più carino finora. Io fino a che credo... non ci fai il cazzo di jump scare. Credo che instaurerò un rapporto piuttosto stretto con lei. Tanto giorno nei videogiochi mi attacco sempre alla cosa non umana. Preparati a nascondere. Preparati a jump scare nell'armadio. Dentro perché... l'armadio? Sì. No. Tu continui a pensare che sia dentro l'armadio, ma è enorme. No, io pure ci sia qualcosa dentro l'armadio, sì, ma non ho detto idem, sia tipo l'impiccata. Ah, è facile. Teoricamente è nostra sorella. Lo sapevo. Non so se funzionerà. Perché no? Se t'ha visto entrare. Pazienza. È un coglione. È palesemente un coglione. No. Oh! Non è un coglione. Ne sei sicuro? Cioè, oddio, ha la forma di un coglione un po', però. Però ciò non significa. Esco? Non esco? Non credo che tornerà. Posso uscire solo metà? L'altra metà rimane dentro. E se muori perdi solo mezza vita. Sì. Mi avete scassato la minchia con questi urla. Non è il momento di interrompersi. L'avevamo detto che prima o poi sarebbe successo nel momento sbagliato. Questo era il momento sbagliato. Ora succede mentre ci inseguiva. Hai avuto istinto. Caro amico mio, hai avuto estremamente istinto. Aspetta. Che quello ci ribuggera. Direi che puoi andare. Però vai, veloce. Basta. Non spiegare troppo spento. E adesso si vede lui che torna dall'altro lato. Vabbè ragazzi, però. In teoria dovresti venire altro. Cioè dovrebbe venire dall'altro lato. Non ha senso, dovremmo avercelo dietro. È uguale. A me piacciono gli animali. No, sta cambiando lo schermo. Credo che pattugli l'area in realtà. Ah, sì, possibile. Ok, quindi quando ti ritorna dall'altro lato... Ah, penso, quindi non è una bastardata, tipo... A questo punto noi lo vedremo tornare, quando torna ce ne andiamo via. Eh già, e lì finisce la sua pattuglia. Esattamente. Se non quindi... ci apre l'armadio adesso all'improvviso. Ma tu hai controllato se porti sfiga di recente? No, però ho un grande istinto per quando... Vai via! Mi stanno... istinto di vai via! Senti, non sono morto nemmeno una volta, eh. E furono le ultime parole famose. Sì, infatti, zitto. Che cazzo, ce n'è un altro. È il caso di nasconderti. Nasconditi. Prendi fiato almeno. C'è un'altra cosa dentro? No. Ma... Come? Cioè... Ce n'è più di uno? Oh. Aspetta un attimo, non Ma quello ha finito la pattuglia lì, io so solo questo. Appena lo vedi girare, dash lì dietro. Lo so, è brutto, però è l'unica. Probabilmente incontri in armadio una Hai presente perché hanno inventato le pistole? E i fucili? Hai presente perché questo è un incubo? È uguale, io nel mio incubo sono armato fino ai denti. Oddio, anch'io quando avevo sognato le mummie a un certo punto avevo sognato DKFA! DKFA! Lancia fiamme, non correre però. Sì, credo che faccia rumore. Hai comunque tempo, adesso ti rinascondi lì subito. Subito. Corri. E per subito intendo su. No, sta correndo. Va bene, hai tempo. Secondo me prima o poi ti sgama. Per forza. Coglione, ma fino a un certo punto, Credo che tu possa passare se desci. Vai. Però devi desciare ora. Vai. Perché oh no! Tu gli è lì, desci. No. Al prossimo ti imbuchi. Perfetto, è finita la cosa. Sempre che non sappia salire le scale. E tu un po' più veloce le puoi salire. Allora, salire le scale implica che qualcuno debba disegnare quell'affare che sale delle scale. Hai non accadrà. Anche tu, hai ragione. Won't anche happen. Tu. Hai ragione anche tu. E vabbè. Non controllo a sinistra, entro direttamente. Non c'è niente, però sì. Vuoi veramente allungare la sofferenza esplorando? Perfetto. Anche perché poi il movimento è molto. Oh, ciao, cara. Io sono sinceramente. È la fine felice. Del sogno, sappiatelo. Sì.
Beh, certo. Ma what the fuck è che... È la stessa posizione, la stessa ferita di in cui si era trovato prima. E questa è la cella di un manicomio, palesemente. Oh, e finalmente ti ci hanno portato, grazie a Dio. Classico matrimonio. Matrimonio. Volevo dire matrimonio. Matrimonio in manicomio, sì. È anche un famoso film di Pozzetto, matrimonio in manicomio. Ma veramente? No. Dovrebbe essere. Vabbè, non posso fare un cazzo. Penso di aspettare succede. Probabilmente ora si aprirà la porta. Vabbè, guarda un Eccola. Po'. Eccola. Puoi uscire. Credo. O puoi farti prendere da qualcosa. O posso farmi sedare e farmi rimettere a dormire. Puoi aprire la porta. Perché devo guardare nella fessura? Perché adesso qualche pazzo ci fa lo scream. Oh no. Adesso, giustamente. Perché il primo ti ci deve far credere. Ma anche il secondo. Mi allontano cautamente con la testa dal... E fin qui. E ti pensi si apre la porta invece all'improvviso? Buffo che quella è bloccata. E il terzo, third time's the charm. E in ultimo un cazzo. Block a security. I miei complimenti. Vabbè. Era facile, Outlast l'avrebbe fatto. Ah, è bellissimo che è la casa, però manicomio. Praticamente. Tesoro, stai ancora sognando? Per e favore. Questo è palese. Perché mangi la peperonata a mezzanotte? Anche questo presumo che sia autobiografico. I friggitelli all'una e mezza, quello è autobiografico. Palese. Oh, è cambiato, mi sa. Sì, però... sì, c'era un letto rovesciato. Sì. Niente di che. Forse è la follia che incrementa. No, credo che sia che hanno rovesciato un letto dentro. Cella 3. Nella cella 3 è successo qualcosa, c'è per terra un materasso. E è fatto da solo, non è andato da solo. Ah, si è sentito particolarmente attirato dal numero 3. E la cella 4. 4 significa morte in molte culture. Vaffanculo, Simo, però, È sempre quella. Bisogna essere curioso di vedere che cacchio è passato. Che è la frase che dice Gesù quando è sulla croce. È vero. Oh, mio Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Medical reception. E è la stessa frase che lui ha scritto sul... È il nostro momento, farsi curare. Salve, io ho dei problemi. Gravi. Gioco a giochi horror di notte. Hydrotherapy o Block Arrow 3? Vai per idroterapia, dai. Quindi moriremo affogati, capisco. Non ne ho la più pallida idea, non conosco la psichiatria. Che cosa esce da là dentro? Qualcosa esce da là dentro. Sappiatelo, no, qualcosa esce da là dentro. Non ho la più pallida idea di come funzioni, ma il bago sospetto che sia più tortura. L'idroterapia, allora io mi ricordo qualche cosa del genere, cioè li chiudevano praticamente dentro questa cosa. Scusate. Questa. Che succede? Allora, l'idroterapia. In realtà era rilassante, era una cosa semi rilassante. Praticamente li mettevano qua dentro con non mi ricordo che cosa, dentro l'acqua che faceva fumo, così che loro si rilassavano. Era tipo una cosa del genere, però non mi ricordo moltissimo di sta questione. In realtà si è usata per tantissimo l'idroterapia, non so se addirittura si usa ancora. Come metodo rilassante sì, ma non credo sia una terapia psichiatrica a quello punto. Beh, lo era però. No, assolutamente, però nel senso non credo che abbia alcuna validità. Una cosa che però si faceva in quegli anni era tipo somministrare droghe pesantissime. Ops. Non sono belli quei rumori. Cane idrofobo, probabilmente. Uno che è uscito dall'idroterapia e non era contento. Perché era idrofobo. Ci sono delle macchie di sangue, quindi preparatevi sotto le ruote, per favore, a vedere. Sotto le ruote, tra l'altro, questa è una vecchina che ha palesemente investito. E l'ha lasciato lì, tipo. Il suo rivale. Vedi, era una vecchina ubriaca, vedi. C'è, sì, c'è la bottiglia. La canasta tutta la notte, si è drogata pesantemente, è uscita con la carrozzina e ha fatto ed una strage. È lo stesso posto di prima con la cosa. Non ho trovato niente in manicomio. Ma probabilmente è un'invenzione del... L'idroterapia? No, cioè... No, cioè, sì, ma non nei manicomi, non l'ho trovato. Cioè, nel senso, non ha... Forse è una cosa rilassante. Una tecnica di rilassamento ci sto, però non è una cosa psichiatrica. No. Un po' più lunghe queste scale. È per l'effetto drammatico. Oh, e quel bel buio sotto alle scale. Homer casca dalle scale, tipo 3 volte, perché non accende la luce uguale. Ok. Adesso mi aspettavo il mostro di Nightmare Before Christmas, cosa sotto le scale. No, ma c'è una macchia di sangue. Aspettate. Ah, no, che sono le gacci da... È appena caduto qualcosa si sta rompendo. Piatto si sta muovendo qualcosa.
brutta cosa. Stiamo lasciando sangue. Oh. Stiamo lasciando macchie di e sangue. E io non me ne ero reso conto. Ha senso, teoricamente eravamo feriti. Da cosa? Ci siamo accoltellati un sogno fa. Ah, è vero. Oh! Guardate questa bella cosa, eh. Cocaine extract in alcol. Ah, è abbastanza normale, è un farmaco abbastanza... Cocaina dentro all'alcol? Sì. Però tra ci sono fare che cosa? Una volta non scherzavano quando ti medicavano. Ma... Non sto ma cazzo! Vedi uno sciroppo per la tosse di inizio... È un overkill quello. 800, inizio 900. Storage. Vai, storage. Storage. Magari troviamo armi o qualcosa. Sì. Come le sanguisughe? Beh, ci sono diverse guarda. Grucce, però. Però ci sono le sanguisughe. Secondo me le sanguisughe sono la cosa più grossa, tipo, qua dentro. Fanno danno over time? Sì. Parassi seme, tipo. Vabbè. Già che non usciamo e ci sono nostri, comunque... Non mi è ancora mai capitato, per la verità. Facciamo solo giri in tondo. Oddio. Che curioso caso. Chi si gira adesso dallo schermo? Io. Ah, okay. E io non me lo son visto. Anch'io. Sono stata coraggiosa. Arsenic. Oh, le capsule di arsenico. Ok, ammetto che non so se l'arsenico abbia alcun valore terapeutico. Sicuramente quello di farti morire. Che teoricamente ti libera di diversi... Ma che cazzo. No, credo che sia del tutto innocuo. No, non credo che debba. Hai visto? È cieco. È vero, è cieco. Fermo. Quindi se sto qua. Ora aspettiamo che si allontana. Vedere non ti può vedere. Ti posso sentire. Ma come passo? Un passettino alla volta quando è molto lontano. Questo momento in cui si interrompono le registrazioni poi. E io mi devo muovere però prima o poi. Un pezzettino alla volta piano piano. Fermo. Sì, che sei carino avanti. Però, eh? No? Cosa dovrebbe farti, tra l'altro? Cioè, è legato. Beh, mangiarti. Anche io ho una bocca. Non ho ancora mangiato nessuno. Ma tu non sei un manicomio legato. Allora, sapete che faccio appena mi supera? Se mi supera e non mi uccide? Io non scatto. Eviterei. Io no, eviterei. No, ti sente col rumore. Fai che è andata bene finora. È andata bene finora, scialla. Fermo. Perché rischiare? È che è snervante, è fatta apposta. Lo capisco, però stiamo calmi. Ma e se prendi quella gruccia, gliela infili nel buco della testa e apri? Buco della testa? Meno male ha detto buco della testa. Quanto l'ho sentita più brutta. Tu c'hai proprio ansia. No, vabbè, però lo capisco. Tanta. Ora però io entrerei lì. Ciao. Fai attenzione. Fai attenzione, ce n'è un altro. Lo sento. Beh, potrebbe essere quello della stanza vicina, no? Potrebbe. Però c'è del sangue, io nel dubbio. Oh! Ah! Va. Capita! Beh, quella è un'ottima arma, però, amico. Effettivamente è interagibile? Oh no, è rosso sangue. Il sangue rosso non è interagibile, è sangue. Purtroppo. È una buona... Purtroppo? Vogliamo veramente andare in giro a picchiare la gente con un braccio reciso? Sì. Okay. Felice che siamo tutti sullo stesso. Ok. Ah. Sicurezza. Già. E c'è di nuovo la cosa per... No, luce. Sangue, però. Ah, e perché tu ormai ci fai caso? Io ormai sono felice quando vedo il sangue. Pensa te. È colore? È colore. Ah. Mi snerva meno. Madonna, queste scene di quelle scale sono snervantissime. È la mancanza di informazioni che ti spaventa. Il nemico di prima era un puzzle. È lo stesso problema del tizio enorme, che in realtà era un enorme ragazzino, che io mi immagino che qualcuno debba cambiargli i pagnolini. Hai mai pensato di fare del counseling per la gente che effettivamente ha fobie? Delle fobie. Sì. Considerato che non sono mai riuscito a liberarmi della mia fobia dei ragni, credo che non funzionerebbe molto. Però mi hai già rilassato, guarda. Io sto su questa sedia. Guarda il pannolino. Seduto. A non fare assolutamente niente. Ma io ora mi immaginavo il tizio che strillava e la tirava contro di te. Tu hai delle idee malate. E io non faccio giochi horror per ora. Da domani su Early Access. Se la vedi, se mi muovo di mezzo passettino alla volta non mi sente. È quello il punto. Vai avanti di una mattonella alla volta. Cioè il ballo del mattone. Caro,
Io credo che tu abbia un problema alla testa. Ma ti posso aiutare? Ci sono delle creme apposite. Probabilmente hanno lobotomizzato. Ci potrei stare. Già, perché gli hanno tolto una parte del cervello perché che si tra l'altro pensava no, la lobotomia che... si faceva dal naso. No, cioè, è un gioco horror. Ti stai facendo troppe domande. Sì, per tu cioè, sì, gli hanno tolto tutto il lobo frontale, no, con un'ascia. Ma quello di una cosa terribile che sì, dal, sì. dal no, naso quel. Sì, vuoi pattugliare un po' più stretto? Però nel senso, cioè, quello gli hanno fatto una lobotomia frontale con un naso. No. Oh, è apparsa una macchia di sangue, o sbaglio? No, è apparsa una cosa lì. No, no, passata. Anche la macchia di sangue. Io non ci passerei lì davanti. Però in effetti. Evitiamo magari di guardarci dentro, facciamo così. Diciamo che siamo d'accordo. Ma io volevo guardare. No, ma non sta pattugliando proprio me, eh? No. No, no. No, no. È fatta apposta per essere snervante. Ti sta intorno, cioè. Sente il tuo odore. Ciao, ciao, parte. Ciao, io starei molto ciao. Attento. Fermo. Dove devo andare ora? A esaminare quella porta. Cosa trovi prima? Un'altra idea. Fermo, fermo. Ok, devo passare qui. Devo però passare qui adesso. Fermo. Adesso quanto è alto? È gigante questo. L'altro non era così alto. Eh no. Quindi dove cazzo devo andare? Va bene così, basta andare con calma. Ma giù o su? No, vai tranquillo. Ok, dove sta lui? A me pare che stia in mezzo. Sta qua, su questa mattonella. Ok, vediamo quante mattonelle abbiamo sotto. No, guarda, vedi, sale quasi fino alla prima. Si muove in diagonale. Come devo fare? Te lo ritrovi addosso così, o non ora. Però nel senso, in teoria, vai giù. Giù. Aspetta, perché si muove... Vai giù. Si muove strano, raga. Non puoi scendere ancora. È quello il punto, però fai con calma, fermo. Caro amico mio. No. No, fermo. Finché non ti si avvicina va bene. Ti prego. Basta. È quella una tortura psicologica. Da questo punto di vista è geniale. Sì, non funziona più che bene. Inizia a snervare. Poi c'è quel momento in cui mandi a cagare tutto. No. Fermo. Siamo in tre qua sopra. A me pare stia scendendo. Vai, piano piano. Un passettino. Fermo. No. No, no. Non è niente. Forse mentre cammina puoi camminare un pochino. So, non credo che lo sia il contrario. Ma appena è girato di là, così che ci mette del tempo. Del tempo. Ha un po' di gioco di gambe che fa su e giù. Prova, piano piano. Appena vedi che si ferma. Posso scappare? Io vorrei tanto scappare. Fermo. T'ha sentito. Vai, vai, vai. Dimmi che non apre le porte. Non le può aprire, non ha mani. È vero. È quale le apre accapocciate, che gli frega. Cazzo. Non ha molto da lungo. Cazzo. Ma perché dobbiamo finire sempre in cucina nei giochi horror? Vedo in cucina che è un posto che è pieno di armi. Che però lui non ha alcun interesse. Ma qual è poi l'arma? La pentola? Il salame appeso? Il cazzo di prosciutto appeso. Ma quello pesa, lo vedi? Quale prendiamo? Appunto. È il prosciutto che io sopera. Prenderei l'aglio. Più che altro per soffocarmici e svegliarmi dal sonno. Cioè pesa anche quando tu pesa quando lo prendi su. E poi pesa quando glielo dai direttamente sul lobo frontale. A destra o dritti? Dritta. Ma mi piaceva anche. Ah ok, dritto su nord. Nord, nord. Avete delle idee di merda. Nord, nord. Avete delle idee di merda. Esci da questa stanza, ti prego. Allontana da c'era un piede. Questa non c'era prima? O c'era e non l'avevo notata? Sì, no, credo fosse. Intanto non è interagibile. Il rosso non è interagibile. A parte la carne macinata all'inizio. Ma non era quella che era interagibile. Era il tritacarne no, che basta. Era colorato. Basta. Ok, inizia ad essere un attimino eccessivo. Basta! T'ha sentito. L'avevo detto! Dimmi che non ricomincia da capo la sezione. Mi sa proprio di sì. No. Sì. No, no, non era aperta la porta. Non era aperta la porta. Non no, credo. No, ti fa ricominciare forse... Ci sono dei vetri rotti per terra però. Forse vorrei evitarli. Che ti sei messo a sanguina. Ah, avrebbe... Ok, non sembra. Prima. Fermati, Dio. Ma mi viene addosso. Forse si fermerà un attimino prima. No. Sai cos'è che mi tange? Lui. Lui mi tange. E lui non è che non ti tange, lui ti azzanna la gola. Di tutte le cose che gli hanno chiuso, gli potevano chiudere pure la bocca. No,
Perché altrimenti non era un gioco horror. Non aveva modo di attaccarsi. Ti immagini sto tizio con la bocca chiusa che cerca di tastarti a morte con i gomiti. Allora, avete presente quando da piccoli giocavate a un 2-3 stella? Questo è lo stesso principio, credo. Secondo me quando alza la testa non bisogna camminare. Esatto. Ma anche quando cammina così, però. Quando gli sei vicino, forse c'è un'area di raggio che percepisce probabile il movimento. Può essere che è solo una testa di cazzo, quindi se gli tocchi la punta si attiva. Anche cosa? Fermo, maremma, bucaiola. Ma prima o poi ogni tanto mi dovrò muovere. Ma anche no. Che possiamo aspettare che se ne vada. Io potrei anche scappare correndo, ma forse è più veloce. È più veloce. L'hai già provato prima. Cosa? Cosa? Che è più veloce di te. No, perché tu sarai bloccato. Dovresti poter fare un passo. Va bene, non durerà tanto questa cosa, eh? Basta che fai un passo quando ce l'hai al massimo della distanza. Te l'ho detto che pattuglia me. Ci sta intorno perché in realtà ti sente. Però non so dove sei di preciso. Vaffanculo. Passettino. No. Ho mentito. Sta venendo giù, vero? No. Sta venendo non giù. Non è agitato, sta calmo. Non è agitato lui, non agitiamo. A me trema soltanto la mano. Non è niente di che, eh. Basta che non tremi sulla freccetta al momento. Trema proprio sulla freccettina. No. Adesso si sta durando più di tutto il gioco finora questa cosa. Credo che questo sia il gioco. Proviamo. Ma non adesso che è fermo. Un filino più coraggiosi, però senza proprio. Vai. E ora ce n'è un altro. Lo sapevo. Era pure palese, l'ha già fatta stare, mi sa. No. È perché ci è quando si muove zigzag, no. No, questo è nuovo, ragazzi, non si muovono così tanto. Cazzo. Io penso che quando allora, so ci vuole un po' di Only the Brave, ci vuole un po' di Only. Non esagerare. Mortacci tua. Brave, testa fermo, di cazzo. Fermo. Testa di cazzo. Fermo. Ora viene qua però, vieni qua. Cazzo. Vabbè, fate voi perché a me mi si stanno distruggendo le mani. Ok, vai. Aia. Aspetta, io non sento le frecce, ok. Aia. Ho un braccio intorpidito da quanto sono stato in tensione. Bastati. No. Visto. Devo trovare lì il raggio, più che altro. Il problema è che non capisco qual è il momento di salvezza. Esatto. Quando cammina, forse. Vai. Non troppi. Ha senso se sì, tu cammini quando non, cammini, esattamente. Non ti dovrebbe poter sentire. Però dici. Ma non tu. Quando ha girato verso di te. Sì, quando è sufficientemente lontano e sta camminando. Hai notato che lui lo segue con lo sguardo? Sì. Chissà perché. È lui che può. Poker no, face. No, non c'è nessuno. Non esisto. No. Sì. Vai, ormai è lontano. Okay. Ecco l'altro adesso. Okay. Quello che si muove per diagonale lì, cos'è? Madonna, ma quanto è veloce poi? O era l'impressione mia? Non lo so. Non sono abbastanza svelti in realtà. Vai. Non troppo, ecco. Bisognerebbe capire il pattern. Quando camminano, che sono girati di spalle pare la cosa più... La porta quella lì non è accessibile, più sicura, vero? Vai. No. Ho fatto un mezzo passo e l'ha sentito proprio. Non ti dovrebbe sentire. Fermi lì. Sciallissimi. La musica? Scialla, proprio una scialla. Vai. Con molta calma. Bravo, mi piace quando hai un pattern. Perché non è. È un motivo per cui potresti essere un rilasciato un pattern. Sai che ora viene giù, vero? No, non viene mai dritto. Ma quel punto lo dovrei passare prima che lui torna giù. Quindi vai avanti. Se ora va su, in teoria. E ora viene giù però, quindi devi muoverti. Credo che siamo arrivati alla fine del corridoio. Scialla. Ma adesso viene giù. Non è così prevedibile. È così prevedibile. È un 2-3 stella, ragazzi. Sì, è un 2-3 stella. È un 2-3 stella, sì. Vai.
È lo stesso principio. Vai, che ce l'abbiamo fatta. Vai, che ce l'abbiamo fatta. Vedi, c'è la porta lì. Non corre. Puoi o rushare verso la porta. No. Non rusho. Perché rovinare una perfetta andatura della Madonna via? Ti prego, dammi il cambio un attimo. Non peraltro, ma perché la posizione non è delle più comode. Eh già. Grazie a Dio. La tua però, di nuovo qua, o sbaglio? Però bello quello schizzo, no, quello schizzone fantastico. Ripeto. Molto Pollock. Però col sangue. Pollock. Sì, che era un pollo artista. Il Collock. Il Collock. Lo sapete che è una ragazza fantastica. Grazie. Sai che non sono, non ci vedono che cosa stiamo facendo, quindi non possono sapere per massaggiando. No, massaggio al collo, Ok. Anche mi sta massaggiando, in effetti. No, non di nuovo. No. Vabbè, ormai sappiamo il trucchetto. È un 2-3 stella. Dice, adesso lo sai. Mi gira il cazzo comunque, basta. Ma forse non Abbiamo sono. Smesso pure di esaminare stanze. Tanto non c'è nulla. Lo sai che tiro? Svegliati. Bravo, bravo. Mi sembra un'ottima idea, ci siamo finalmente arrivati. Ed eccoci nelle docce. Con shift si corre, no? Sì, però tu non correrai. Andiamo nelle docce? Ma sì, dai. È cosa sempre mai bello giocare alla sapone. No! Aspetta. C'era qualcosa? Tua sorella. Là in fondo. Ah, è un osso. No, è un osso. Ah, un rapro. Okay, sì, ma è quello che vedevo io era l'osso. Ah, wow. Vedi sempre le cose migliori. Già, sempre la parte migliore delle cose e delle persone. Non mi piacciono queste inquadrature, mamma mia. Però vedi. Ferma. No. Ok, no. Il gioco lo conosci. Lo conosco, non vuol dire che io sappia farlo. Via da mano da shift. Beh, perché io non l'ho fatto con WASD? Regà, sta cosa è bruttissima. C'è un corridoio. Ah, già, giusto, hai ragione. Non capisco. E quindi lui passa dal corridoio e no, sei sulla sua traiettoria, sappilo. Ecco, basta. Regà, finché non si alza tanto, non alza la capoccia a sentire i rumori. Basta! Cioè, arriva la sedia, eh. Vai lì dietro in caso sia vai su. Quando cambia direzione, tieni questa distanza. Piano, non te ne premuto. Qualora dovesse girarsi e venire verso di te, tu vai su. In teoria. Vai. Su. Oh mio Dio, se no. Se si gira, su, più su che puoi. No. No. E quando passa, lui è vicino. Ma spieghi, come fanno a morire così? Cioè, perché gli deve scoppiare la testa? Probabilmente gli è staccata lui. Ma quella esplosa. Sì, ma incubi. Non ha. Cioè, niente. Perché veniva sangue dalle docce? Perché veniva sangue dalle docce? Non l'ho commentato, ma veniva sangue dalle docce. No, vai. Run for it. Così. Io runnavo for it. Basta. Vabbè, ormai li abbiamo sgamati, dai. Ah, ci devi mettere lì, madonna. Vabbè, analizzata la cosa. Un pezzo per volta, raga. Sì. Hai tutto lo spazio quando si allontana. Tu adesso stai ferma qua, sì. Aspetti che arriva qui. Quando gira gli vai dietro, ti infili qua dentro e è fatta. E poi io metto nella testa. Sì, e poi sì, glielo e poi appizzi. Trovi la lupara. E poi glielo appizzi. Vai dietro di lui. E se la sentiva. Ma ci sono, cioè, perché continua a cambiare le regole sta cosa? Non c'è, raga, è ghiacciato. È desponato e vai. Non è desponato, è palese. Che palle. Biotipi. A posto. Ora ti passerà. Mi aspettiamo che passa. Se ce n'è un altro, guarda. Se ce n'è un altro. Che te sente. Penso che tu possa iniziare con calma all'inizio. E ora con meno calma. Via. Attenzione che ce ne potrebbe essere un altro, eh. Sì, ma. Oh, grazie a Dio. Io. E anche un braccio mutilato. Piggerei in via con molta forza. Basta. Ah, controlla la cella. Certo, a me la vai a controllare. Ormai, wow! Ormai è trasceso proprio. Cioè,
È un bagno di sangue. È un film di Tarantino, regà. Sì, ormai è uscito oltre l'horror, ormai sì, è direttamente film parodistico. Oh, il bambino che piangeva era... Lo dobbiamo controllare quello. Per forza? Per completezza. Tanto c'è sangue, membra, cioè... Niente di che. La vedete quelle strisciate? A me sembra di uno che non voleva entrare. A me sembra Wolver. E l'hanno trascinato. Mi ha trappanato il timpano destro. Io. Io andrei. Corro! Ma bestissima. Vi odio. No. Ancora? È chiusa. Non sprecare quello sprint. Non sprecare quel 3 centimetri di fiato. E questo è pulito. E ora ce n'è un altro. Era ovvio. Cosa c'è scritto? Lead tablets. Dove? Tu leggi purified lead tablets. No, allora raga, io non lo controllo, Okay. No, dai, no. Non c'è niente. Non è quello, è tutto. È tutto. Everything is up. In realtà, tutto è una line. Ovvio. Mosso. Allora, in quale lingua? Tu marotter cazzo. Tu je marot le mink. Come te lo devo dire? Vabbè, questo dovrebbe essere abbastanza facile. Sì, il problema è il proverbiale you came dito in like, you came in like a breaking ball. Cioè è il proverbiale proprio dito del protolo. Ok, non è successo nulla. Un piccolo salto. Ma vaffanculo. Approfittiamo e controlliamola. Vai, aspetta, no, aspetta. Fermo. Tanto non ti sente se controlli la cella. Tu sei sicuro? Beh sì, cioè cazzo. Ha tante sicurezze questo uomo. Oh mio Dio, corri! Corri! Cazzo! Vabbè dai, ma sta stanza è facile, c'è uno solo. Ah, ci sono i vetri, regà. Oh mio Dio, e quindi... Oh mio Dio! No, io ma chi passare. Pensa a queste cose, no? La notte, a parte gli incubi, che cazzo fa? Cioè io mi immagino questi... video games horror. Ma tipo poi la notte fa... Ah sai, adesso gli inventiamo i vetri. Così devono correre. Caputtana, vai. Vai, premi spazio. Era apposta lì. Vabbè. Oh! È tutto ok. Oh, io credo di aver capito. Le ho detto già più volte di rivolgersi a me chiamandomi dottoressa Smith, ma sono Ale! Ma che cazzo? No, non credo che sia comunque la realtà. Mi dispiace. Non credo che tu lasci un paziente in questa. In questo stato. Qual stato? Sta benissimo. Bitch. Sì. Completamente in controllo di se stesso. Mi sembra ovvio. Bello che gira le pagine. Decisamente non è la realtà. No, vedi, mi sembra tutto ok. Ah, beh, sì, in effetti sì. C'è solo un altro di quelli. Di quei cazzo di. Ah, di nuovo. Tutto questo fa molto déjà vu. Basta, ma quanto è grosso? Mica l'avevo visto, raga. Lui era in mezzo ai cadaveri. Sei. Come dovrei passare? Lì c'è sempre, vedi, questo braccio e questa, sì, e questa spalla. Ma lui si ferma nel corridoietto, raga. Va più in là quando. Forse va più in là, sì. Ah, c'è lo spazietto, mi sa, tra i cadaveri. Più in là, più un pochetto più in su, che sennò gli sei troppo vicina. Non so, mi sa che gli sei troppo vicina pure adesso. Certo. Vabbè. Scialla. Beh, ma come devi passare? Devi stare in mezzo ai cadaveri, mi sa, appunto. È uguale, spazio. Non c'è spazio. Infatti. Lo posso uccidere, Nico? No. Era un po' troppo vicino, secondo me. Cioè, se mi ammazza per... Ma come passi, scusa? A capocciate. Credo che tu possa infilarti qua, altrimenti non ha senso. Ma no, guarda, è troppo vicino. Hai altre idee? Vai lì dietro e vediamo che succede. Il peggio, moriamo. E ci svegliamo magari. Prova ad andare su. Giù, perfetto. Giù.
Oddio, secondo me no, è troppo no, vicino. No, troppo comunque. Vicino, sì. No. Però credo tu potessi infilartici dietro. Vedete altre idee? Vedete metri? Ale. Salve. Ciao. Salve, se sono Era, stavo Lina. Solo passando. Ti ho già detto che sono sua sorella. Magna me Avete presente che c'era l'altro tizio che era quello che odiavo di più? Questo lo odio ancora Questo di più. Odio ancora... Quello di prima era il famoso dito del proctologo. Queste sono le due dita del proctologo. No, più giù no. Più giù dopo, quando passa, sì, forse. Cerchi di aggirarlo da sotto. Sì. Come tocca fa? Gli porto da lei. Guardi, c'è uno in messa. Senta, a scusi, fuori c'è un po' di bordello. Se può venire a dare una pulita, magari con un fucile. Forse possiamo attirarlo lontano? Con i vetri. I vetri. Allora aspetta, i vetri. È che è quel never ending nel titolo che mi preoccupa. Sì, ma anche la storia infinita. Ha una fine. Lol. Lol. E mi sa che hai trovato la soluzione. Però devi girarli intorno. Ma che pizza! Vai in su. Tipo dove seguono, vedi quelle orme. Che quelle orme sono le nostre? Via. Erano le nostre le orme? Possibile. O forse erano solo un indizio su come passare. E infatti è quello che mi sto chiedendo. Perché fosse stato un indizio. Qualunque cosa sia, ha funzionato. Basta, va bene. Non mi dite, ce ne sono altri, vi prego. La telecamera non sembrerebbe collaborare. Basta, okay, no, non l'esamino. Quanto succede? È tutto uguale. The cake is a lie. There was a Però door. Quella forse è il caso. Visto che dribbla sangue. Dribbla? Dribbla? Prims missioni sono nemici del colpevole. Oh, hai compiuto un crimine. Abbiamo ucciso qualcuno. Basta sangue. Sai che adesso ce n'è un altro, vero? Hai appena accecato dei vetri. Già. Di nuovo. Sì. Però non significa che non c'è nessuno. È tutto una menzogna. È quello di prima. Everything is a lie, giustamente. Inclusa la torta. Ma non c'è ancora nessuno. Beh, vabbè. Ormai sta diventando. Ormai no, praticamente sta diventando. Si sta riempiendo. Tipo la piscina quella. Tra un pochino rischieremo di affogare nel sangue. Il finale sarà lui che oh, va all'uscita. Che affoga nel sangue. E sai che nell'uscita non ci sarà niente di bello, vero? Okay. E invece c'è un'uscita. Dove finisce il mondo? Letteralmente. Ma tu stai male, figlio, eh? Oh. Figlio, come dicevi? Beh, ho avuto Che il bambino più brutto del mondo. Basta! Ma non ti preoccupare, poi lo faccio recuperare. Su, e sei bravo, dove andiamo? A destra o a sinistra? Ha asma. Ok, ha un polmone che è grande quanto un microprocessore, va bene? Cioè, un transistor è più grande dei polmoni di questo tizio? Non so se stiamo missando qualcosa. No, 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 vai tranquilla. Sono I quadri che... sono cambiati, quella cosa inquietantissima. Per no, è il bambino. È la Madonna con il bambinello. Sì, ma è la Madonna che tiene il bambino. Tutta coperta. La famosa Madonna col burka. Eh sì, eh sì. Quel corvo si era mosso? No, vero? Ma a me non piace i rumori che sento. Vabbè, chiaramente è il coniglio che trascini. Spero. Bellissimo che lui è rimasto uguale praticamente. Da bambino e da grande è uguale. Tra l'altro ha un pigiama con del rosmarino addosso. No, le ancore. Ah, ok. Come che il tizio mi sa che ha ucciso la ragazzina. C'era un pigiama, però non mi ricordo che aveva nel pattern del pigiama. Le righe. No. Sì. No. Righe erano. No, non erano righe. Vabbè, ragazzi, non c'è problema, ci vogliamo togliere il dubbio, ricominciamo. Che idee, guarda. Sono stato accolto a da... volte. Oh, il sacchietto non è più su cuscino. Credo siano passati anni. Anche se in realtà è buffo perché alcune delle. Non so se ci avete fatto caso, ma alcune delle bombe erano comunque rotte. Vabbè. Sto buono coniglio, tra l'altro. Proprio per le orecchie lo devi tenere. Brutti rumori. Guarda che i conigli sono vendicativi, eh. Mortono. Ne conoscevo uno, ma stiamo facendo il giro.
Entra nella porta. Ci siamo già entrati in quella porta, ragazzi. Sì. Ma sì, è quella di un attimo fa. Sì. Sì, e allora esci. Sì, perché sta stanza fa giro. Però noi continuiamo a esamitare. Ma allora c'è una planimetria. Ogni volta noi continuiamo a girare e rientrare sempre in quella stanza. Ed è per questo che teoricamente un gioco che sarebbe dovuto durare un'oretta ci sta richiedendo. Questo perché noi abbiamo spirito da completisti. Tu hai spirito. Cioè, in realtà anche io. Ho visto del rosso dietro. Senti, Per un attimo, magari è stato. No, però effettivamente vedo luce cambiare. Tipo. Senti, sì. Già. Le senti le porte che si aprono? Le sento, le sono sento. Le porte dell'inferno. Senti, Oh mio Dio! Vabbè, tranquillo, è tuo padre, Non ti fa niente, forse. La spaventerà lo sguardo della bambina. Già, vedi? La bambina ti ha protetto. Oh, è un chiaramente il quadro di rimpiccato. No, non pensavo fosse uno che avesse imparato a levitare. Giusto, hai ragione. È chiaro, no? Non era questo? Di un'altra rappresentazione della Madonna col burka. Me la sto facendo addosso a dir poco. Vai nelle stanze, tra le stanze non succede mai niente. Le ultime parole famose. Via. Vedi che non succede niente. Forse è proprio per perché sono checkpoint. Però se quelli sono checkpoint significa che qua c'è qualcosa. Madonna, sì, madonna. Il tuo ottimismo, mi guarda. Mi sto preparando psicologicamente alle cose. Io ho sentito stridare perché voi parlate a voce alta quando io sento stridare. Ma vaffanculo. Ma tanto è buio. No, no, no. Non esiste shift. È fittizio quel bottone. È sempre. Vabbè. Uno. Sarei curioso di sapere chi. E perché continua a farmi esaminare. Beh, finora sappiamo che il protagonista si chiama. Si chiama Thomas e vede cose che scappano. Nel buio così niente può prenderti. Bello l'effetto del quadro col teschio. Al buio. Madonna, me la sto a far addosso. Ehi, vieni qui. Può essere semplicemente che ora siamo alla fine, si spera. Siamo alla fine, sì. Madonna, che paura. Quel manichino vestito, che interessante. Più che altro aspetta. No, aspetta, continua la stanza, non ho capito. Non dico c'è, può esserci uccide qualcosa. No. Senti, sto facendo le peggiori ipotesi. Le interruzioni del pattern sono inquietanti. Magari hai sbagliato soltanto lato. Ma posso chiudere gli occhi e fare il buio? Tanto sei al buio. Appunto. Uno, due. Oh, il manichino. Ci mancava. Ci mancava il manichino nell'horror. Effettivamente mancavano i vari cliché. Tra questo già. Non c'era ancora. Guarda adesso che ricompare il manichino. Non riappare. Ragazzi, vi odio. Mannaggia. Non se il manichino si muove, guarda, se il manichino si muove. Quando cambi stanza al massimo. Oh, che pizza. Oh, il tritacarne. Aspetta, no, non è che è il tritacarne che è venuto da noi, siamo noi che siamo andati dal tritacarne. È sempre il tritacarne. Evidentemente gli piaceva tanto fare tritato. Beh, a me piace il ragù. Di bambina, però va bene, tritato. La piantiamo? Ma no, è una così un'ipotesi. Vedi, quello non è pollo, quello è probabilmente. Scusami. Madonna, era l'ombra sua, madonna. Bell'effetto però. Ma dov'è l'ombra del coniglio? Non lo voglio sapere, non mi interessa. Non è stata programmata. Ah no, c'è pure l'ombra del. Perché no, ne ha due, scusa. Fa questo effetto circolare. Regà, succede qualcosa sulle finestre. È chiaro che succede qualcosa. Non mi dire. Compreso. No. Fermami quando succede qualcosa che non mi aspetto. Sì, è. Io non è che me l'aspetto meno. Senti, ma sai tu che fai questi rumori per te? Non lo voglio sapere, preferisco le vostre voci che coprono. Anche se poi, tipo, quando succederà qualcosa me ne pentirò. Vabbè, questo è il quadro che era caduto. Il quadro che era caduto. Siamo tornati all'inizio, in pratica. Quel quadro continua a rimanere splendido. Fantastico. Nat style. Proprio quella, chi ha fatto quella foto ha detto guarda che famiglia felice. Siamo tornando in camera da letto. Esattamente, stiamo tornando alla camera da letto, in teoria. Sempre la famosa Madonna col burka. Comunque questo tizio c'ha qualche problema con i quadri, eh. Proprio non gli piacciono i quadri di casa sua. E più che altro è horror vacui. Fa molto. Ma horror vacui è tipo. Non c'è niente. Diventando. Non meno i denti. Horror vacui, no? Cioè, la paura. Tra virgolette, la paura è spazio vuoto. Non mi fa così all'improvviso. Scusami. Volevo non solo fare indicarti il movimento. E vabbè. Ninna.
Vero, Ninna? Mi aspettavo di trovarci qualcuno nel letto. Io pensavo di trovarci lei. Esattamente. Non è finita qua, probabilmente. Non credevo, non credo che lei. Non mi dite abbiamo fatto giro vuoto. Spero vivamente di no. Se, ti è consentito usare lo sprint soltanto per un po'. Non è possibile. Non ci credo. Ma non siamo venuti da qua. Ma infatti. Mamma mia, ragazzi, ma fai uno sprint di due secondi. Scusatemi un attimo, quando abbiamo visto il manichino, non siete entrati in una stanza vicino al manichino? Ovviamente no. Oh, dannazione, prima regola dell'horror. Ma non c'era nemmeno quel quadro prima interagibile, è cambiata. Ma prima regola dell'horror, se c'è qualcosa che ovviamente ti dice non entrare qui, tu entri lì. Pure tu hai ragione. No. Oh. No, raga, dovevamo E siamo fottuti. Eh beh. Beh. Hai già finito il fiato? Mi sa. Da bambino era ancora meno. Cioè, ancora di meno. Cioè, inutile proprio. Sto tizio non aveva. Polmoni da 100 metri, sta morto affogato. E è sparita, giustamente lei. C'è una stradina che va su. Sì, l'ho vista. Grazie. Meno male che l'avete vista voi, perché io mi sarei già perso. Wow, cioè è una foresta in 2D. È in 2D. E andiamo, aspetta stronza. Se tuo fratello qui ha, non lo so, ha dei seri problemi. Cioè, non solo con l'asma, tra l'altro. Penso che gli abbiano fatto un trapianto di polmoni e abbiano sbagliato la razza. Cioè abbiano preso tipo, non lo so, lo scarafaggio per me. Tipo gli hanno messo i polmoni. Non è polmoni. Appunto, nemmeno lui. Oh. No, corre un pochino di più di lui da adulto, dai. Guarda, lui è finito proprio. Oh, guarda bella la civetta. Oh, già, è vero. Guarda che bella la civetta, eh. Guarda che carina. Fa proprio... Oh. Comunque, scusate, ma sono l'unico che l'ha sentito morire dentro al buio? No, no, c'era anche la macchia di sangue che si allargava. Ah. Quegli occhi? C'erano anche prima, non volevo dirtelo, ti volevo mantenere... Beh, prima la foresta, non... Che cacchio è? È un topo morto, non credo. Okay. Ma ci può interagire? No, è sangue, non può interagire con la roba passata. Ma veramente i denti. Ci sono due strade. Ci sono due strade? Vabbè. A quanto pare era quella giusta. Vedi? Fidati sempre se sto senso! Sì, 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 infatti. Cliché numero 474, gli occhi che ti guardano dal buio. Funziona benissimo! Soprattutto con me. Pensa che siano. Guarda, guarda quegli occhi che sono apparsi. L'ho visti! Ma che blinkano pure. C'erano anche prima. No, blinkano. Sì, ma c'è anche... eccoli anche lassù. Come on, affanculo, come on. Sto diventando sempre più aggressivo più ai parolacci questo streaming. Sì. È un livello di Sonic Adventure con Tails, ragazzi. No, non voglio vedere. Con Sonic che è odiosissimo. Oh, che c'è un altro quello però è proprio a colori. Quello sì, ci puoi interagire. Quello è proprio a colori. Un attimo, perché è un po' stupido nei controlli. Beh, carino. È uno scoiattolo. Sembrerebbe morso. Morso, sì, è vero morso. E non c'è niente. Io ho capito, sembrerebbe morto. Io, ma dai, è strano. Può essere che è vivo, ma non. Ma che è tipo una mano più grande, tipo la preda sempre più grande. Piano piano raggiungeremo la preda più difficile. Ci puoi interagire? Di tutto no, vero? Ci ho provato. Oh, eccoci qua. Sai perché quel discorso mi sveglio la mattina e vado al cimitero? Aspetta, perché guarda, c'ho guarda, l'asma, astro... Azzalcabi, adesso si vede. No, giusto. Vabbè, non c'è niente. Sono di le stesse, diverso. C'è anche il tizio aspetta. Con HP, che però è LP. Non c'è quella però che va all'indietro. Aspetta. Era più avanti, era tipo da stessa. No, era prima. Ah no, è vero, era prima. E chi era? Non mi ricordo. C'era il nome. Tanto ha superato la tomba quella che teoricamente era sua. Oh, che c'è scritto però? Beloved. Ah, Beloved, no, ok. Beloved. Steve Wales, ma Steve Wales non è quello di Wikipedia? Non so, no, non credo. Thomas Davis. È vero, Thomas Davis 1814, che è compatibile con le date trovate finora. 1820, 1850, siamo arrivati al 1850. Basta, ma che è? C'ha fame sta via, eh? È un piccione. Credo sia più un corvo.
Basta. Progressivamente. Quella lì c'è Bambi. La mamma. Questa era la mamma di Bambi. No, quella è Bambi. Ah, tra poco la mamma, sì, di Bambi. Ha senso. Carini, sì. Però che fatti, che sono fatti bene. Sì, sì. Per nessun motivo. Forse il primo close up che non ha senso. Ma perdonatemi, ma i genitori di questi ragazzini in tutto questo dove erano? In manicomio, credo. Ah, beh, giustamente, a farsi curare con la cocaina dentro all'alcol. Esattamente. Eh beh. E poi onestamente con due ragazzini del genere io credo che me ne starei il più lontano possibile. In effetti. Ma proprio. Madonna, i controlli sono tentati una cosa, raga. Peggiorano andando avanti. Se, forse perché la strada è blocca. Già. E anche il 16 fisso di frame rate non credo aiuti. Che sta per... Eh beh, no, non vale. Volevo essere io. ti hanno fregato. E piange. Mi procedono sempre su ste storie. E vai, e di nuovo. Ma basta. Ma basta. Spero ovviamente per creare il gioco di essere vicino alla fine. Cioè, si è tolto una vena ora, si è tolto un osso, perché poi? Siamo all'ospedale adesso, ma non ospedale psichiatrico, non normale. Sembrerebbe, sì, no. Terapiasse. Bene. Hai presente quando hai detto non è l'ospedale psichiatrico, è un ospedale e basta, infatti. E credo che questo sia il nostro checkpoint. E credo che questo sia qualcosa in cui... Ah no, pensavo si animassero le tende. No, no, questo è il checkpoint. Capito. No, però è un ospedale che ho sempre psichiatrico, possibile? Non lo so, no, sembra troppo diverso dall'altro. Dicevo un'ora normale? World B. Non saprei. Ammetto, non saprei proprio. I'm placing a word here. No, io manco esamino, ve lo dico. Ma no, ma devi, ma cioè, devi. Era un bozzo. Non magari il bozzo si eregge. Si eregge? Si eregge. Non si erge. Si eregge. Taregge. Sto ereggendo un dispenser, in effetti. Eh beh, quindi perché erge? Makes sense. L'italiano è Neverending Nightmares. Due cose. Oh. Giù. Sì, ma io ci volevo cascare. Moriva e finì il gioco. Sì, come no? Infatti, ti svegliavi ancora peggio. Non ci posso andare. No, blocca la strada. E quindi devi tornare indietro. E quindi è stato inutile. No, è un checkpoint. Perché adesso devi tornare lì nella stanza dove si è alzata quella cosa. No, non è che non ci voglio tornare, guy, che è un'altra stanza questa che ho visto. Possibile, sì. Vedi? Possiamo andare avanti. Hai capito. Comunque poi vorrei capire tutte queste strumentazioni a che servirebbero, Non vedo moltissime strumentazioni strane in realtà. Regà. Ci sono dei bomboloni? Gas, probabilmente, ossigeno. Se lo dovrebbe attaccare lui, tipo sulle spalle, si mette la mascherina. Dove devo andare? Non è dove devi andare te, è dove il gioco ti deve portare. È il principio degli art game. Non so se si capisce il disprezzo con cui l'ho detto. No, credo che devi tornare di là in realtà, perché qua ci sei già stato. Sì, sembrerebbe dobbiamo tornare all'inizio. Tra quasi il momento in cui si staccherà il... È vero, non si è più staccato però il gioco. Vabbè raga, ma allora portate sfiga proprio. Però vabbè, sarebbe stato molto figo se si fosse staccato. Please ora. Be prontis. Sì, be very very pronto. Raga, ho paura. Penso... È tutta. E okay. Per tipo 5 secondi non ho fatto la cosa più figa della mia vita. Cioè? E l'avevo annunciato, no? Sarebbe stato fighissimo. Certo, è chiaro. Che lo dicevo e si staccava. Vabbè, in realtà comunque non... E magari quello mo si rialza? No. World Area andiamo. Ci sono stati. No, ci siamo già stati, sempre lì. C'è niente. Le abbiamo prese tutte e due le porte? Sì. Aspetta, no, questa no. Sì, è quella. C'era un bombolone prima vicino a questa. Quindi non era questa. È questa. Col... È provando giù. Non puoi interagire, vero? Sì. Oh! E invece sì. Io odio questo gioco. Sono sinceramente odio questo gioco. Interagisci con tutto. Quello che vedi che è strano mi inizia a premere. Vai spazio. Avanti premendo barra spaziatrice a caso. Perché prima quando siamo caduti non abbiamo premuto barra spaziatrice. Ma infatti adesso non è caduto. Si è tipo lasciato andare lui. Sì, comunque è un ospedale. Con dei morti, però è un ospedale. Ma non vedo molti morti. Quello sotto al lenzuolo era morto. Mi sei sicuro? Si è alzato?
Sì, guarda, ti lascio il controllo. Magari era solo un amico che voleva salutarti. Vai, era vai. Stanco, era stanco, chiaramente, della vita, però. Era, era sempre stanchezza, però della vita direttamente. Ci presenti? Ok. Io sto giocando con la cecità dei controlli. Beh. Sì, è un ospedale normale, vedi? Ci stanno sanguisughe, cose. Non so neanche se sono effettivamente... Eh sì, guarda. Sì, sembrano quelli. Oddio. Risparmia quello Oddio santo Dio! Che cazzo è? Ma è palesemente lui con un'ascia. Sì. Ma perché oh, il braccio che è apparso l'avete visto? Sì, no. Ho visto. Ero preoccupato a cercare una porta. Prendi un po' di fiato. No. Che scelte brutte. Checkpoint e ora è lì davanti. Peggio che succede è che muoio, non è che... Ha smesso di essere inquietante la morte dopo la 150esima che abbiamo fatto. Oddio, oddio, oddio! Vabbè, vabbè, non è niente di che via... Blizzard si poteva infilare nella porta, eh? Ma io a dire. Può interagire con barra spaziatrice. E mo muore. E mi sveglio in un'altra stanza. Basta. No, non si apre quella tenda ora, vero? Non so, non lo so. Piccolina la tenda, lui. Sono pronto a tornare indietro, cazzo. My body's ready. Da dove? Ecco. Ma perché poi è più veloce? È la stessa persona. Ma cacchio, no! Oh mio Dio, sulla porta proprio. Vabbè, dai, è all'inizio. Peggio sulla porta ti ha preso, però manco di recupera il fiato? Sì, sì, prima di uscire. Cioè, cazzo. Cammina un po' e poi inizia a correre, penso la cosa. Dai. 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 Oh. Ok. 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 Lo stress immenso. Ok. Oh, scusate. Credo che dovrebbero essermi persone familiari, ma non lo so. Sì, come no. Recupera il fiato. Allora, tu pensa di stare giocando con una persona che non ha polmoni. Tu correresti se non avessi polmoni? No. E allora perché lo stai facendo? Perché non mi troverei in questa situazione del cazzo. Starei a casa a giocare con i videogames. E non uccidere mia sorella. Ma non l'ha ucciso lui, credo. O sì, forse sì. O magari sua sorella ha ucciso lui. Ma guarda che bello quel morto, palesemente vero? Morto. Lo spero sia palesemente morto. Ma è chiaramente ricoverato. Ricoverato da molto tempo. Beh. Non credo che se ne andrà presto. Vabbè, non è che tutti hanno il day hospital, che cazzo. No, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Dove vado? Qua? No. E manca da di qua ci sono no. No. Su, quindi. Ci sono due, sì. E se lì è no, in quell'altra stanza. Ma non l'abbiamo anche esaminata, non sappiamo se era no. Non c'era niente. C'era un letto. Ok. E c'è stata proprio la sequenza di passaggio. Vai. Sì. A caso. Stanza d'esame? Mamma mia, se sprinti ancora in quel mo... Cercando di mandare le cose un pochino più svelte. Stanza della corsia. Ecco, vedi, vedi, anche lui sta sprintando per cercare di far andare le cose più velocemente. Adesso esce da di qua perché ormai è ubiquitario. Sì, praticamente. È un classico mostro di film horror che sì. Tu lo puoi chiudere in stanza ma te lo ritrovi dietro. Te lo ritrovi esattamente. C'è un motivo se quel cliché è un cliché. Scusate, ma devo grattarmi il naso. Intanto. Dove dovrei andare ora? La porta, vai. Scusa, non riuscivo a premere invio. C'è anche spazio. Ah, è vero. No. Lì c'è Ciccio lì.
D'ora in poi chiameremo Ciccio. Sì, mi piace Ciccio. Charlie Brown. La telecamera ha cambiato posizione. Oh, che divertente. Oh, dici che la telecamera ci dà hint su dove dobbiamo andare. Più di una volta gli ha dato informazioni su quando stava arrivando qualcuno. E vai a sinistra allora. Checkpoint. E giù si va. Beh. E l'ospedale. L'abbiamo già fatta sta cosa, però, gioco caro. E vedo che il fascino per l'orrido dei quadri si sta espandendo. Io ti ripeto, credo che questo tizio abbia un grave problema con i quadri. Sì, a questo punto è palese. Cioè, evidentemente, o è un artista fallito che tipo si è... Cioè, è preso la sorella. Ha senso, perché la sorella in realtà aveva talento. No, ciao tizio. La sorella era l'unica che aveva il coraggio di dirgli i suoi quadri fanno cacare. Aiutatemi a trovare la via, perché... Non c'è molta scelta. Ma secondo me perché c'è stata una frazione di sogno, tipo che lui era piccolo e tipo tutta quella cosa della foresta e poi di nuovo morto? Non lo so. Credo che quello fosse plot e credo che questo sia filler ed è questo che mi sta rendendo questa parte particolarmente insopportabile. Poi magari non è così, È tipo Frozen e lei deve legarmi per l'intero giorno. Perché hai saltato due porte così? Perché tanto vedo che... Da dove? Che non c'è niente. Non credo tu faccia in te. Vai, ce la fai! No! Merda! Già! Letteralmente! Oh. Forse ti doveva prendere! No, non credo. Credo che fosse un checkpoint questo e l'abbiamo preso. Era una delle stanze probabilmente che abbiamo saltato. Sì. Bam! Tipo questa. Però la prima no. La prima non era. Ah, vabbè, ormai è andato. Ogni lasciata è persa. Ma... Bello che sa che arriva qualcuno e fa lo sprint in anticipo! Perché so che arriva ora. Di solito ci si muore una volta, il motivo per cui la seconda non è più inquietante. Addio, addio. Mio clone, addio. Da cosa stiamo scappando effettivamente? Dalla realizzazione di quello che abbiamo fatto? Può essere. Camera... Cioè, no, camera gas, scusa. Inceneritore. La camera di cremazione. Ma si dice crematorio? Sì, crematorio. C'è un buco. Oh. Ah, che bello. E finalmente torniamo all'utilizzo delle vecchie care meccaniche. Perché chiaramente io chiaramente ho preso in mano la console e a questo punto è diventata la speedrun. Cambiato completamente lo stile di gioco, bro. Aggressivissimo. YOLO Strats. World... È lo stesso posto in realtà. Però è andato. C'è una stanza lì che non si è entrato, che hai saltato. Qua, vero? Sì. E fino adesso era sempre dritto davanti per andare, oddio. Stanza dell'esame. Non c'è un cazzo. E vabbè. Niente di che. Di qua, presumo. Ma non vengo da qui io. Aspetta, provo ad andare più in là, che c'è più in là. Un cazzo c'è. Però c'è un cazzo. Ah, ok. Qui? Forse lì, sì. No, aspetta. Oh. Non è lui, no. No. Di qua. Io comunque non l'avrei visto, cioè complimenti per il... Io l'ho sentito, sì. In realtà ho riconosciuto la stanza, perché l'abbiamo fatta 3000 volte, quindi... È una di quelle situazioni in cui anche la cieca funziona. Per esempio so che in questa stanza o c'è una porta o non c'è niente. C'è una porta. Sento un rumorino. Ti prego, vai da qualche parte. Guarda, è andato... Da qualche parte. Non sai dove l'ho mandato io. Nella mia testa è andato da tante parti prima di andare da quella parte. Quindi quella in mezzo? No, non c'è una porta in mezzo, mi sono perso come sempre. Adesso dovresti uscire e ce n'è una a sinistra in compenso. Sì, in teoria. Va.
vabbè. Per un attimo mi era sembrata colorata la... No, è sto... Mi sembra come se ci fosse un vago tono seppia. In realtà è grigio. Probabilmente sui miei occhi stanchi e assonnati. La vita prosegue così. Per questo tizio è infinitamente così. Da dietro, di dietro! Corri, corri. Non l'ho visto, ragazzi, scusate. L'ho visto troppo tardi. Mi sa che sì, è tardino. Oh, però quella candela gli cade precisa, proprio dritta davanti ai piedi, eh? Dritta proprio, sì. Mamma mia, un equilibrista della serie sto morendo ammazzata a sciate, ma la candela deve cadere dritta. Estetica. Hashtag estetica, sì. Aesthetics. Controlli di sta cosa che sì, in effetti ce lo vedo lui a fare vaporwave. Vaporwave. È qua, vero? Sì, 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 sì. E tra l'altro si avvicina pure come uno stronzo. Boh. No, 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 sprint! Se vuoi aspetto qua, sì. Fermo. Vai giù, dannazione, pezzo di idiota. Oh, sì. No, c'è per dire. Ma perché si è lasciato... No. Thomas, please wake up. No, non è questa la trama. Please. Thomas, you're awake. What? Dio Cristo! Sei serio? Tutta... Io credo che... Non lo so, perché prima, secondo me, abbiamo preso delle strade diverse. Forse c'ha più finali? Può essere. Io spero che sia per... Io spero per loro che sia così. Perché se la trama finale, dopo tutto sto niente che mi sono sorbito, è che il tizio era in coma e teoricamente ha senso perché c'era scritto wake up, come in un famoso copypasta che gira però su internet. Però c'è per prendere aiuto. Madonna, i crediti, porca Eva. No, c'era tipo se soffri di problemi mentali, cose, prendi aiuto e tipo c'era il zitto. A me mi sono venuti dei problemi mentali, cioè, prevalentemente rabbia verso lo sviluppatore, ma tanta! Ma senti, ma tutti questi crediti in compenso? No, seriamente, cioè, scusate, nemmeno... io ho giocato un altro gioco, credo. nemmeno, cos'è che abbiamo visto l'altro gioco? Nemmeno Ant-Man ha tutti sti crediti. No, Ant-Man crediti. Non c'era tutta questa gente, chi sono? Probabilmente sono le persone che hanno... È tutta la gente che si è sognato, se li ricorda tutti. C'è pure Francesco Martino di mezzo. No, seriamente, c'è poi sono in ordine alfabetico. Ma vedi che sono nomi inventati. Chi cazzo è che si chiama Holy Brother of the Blues, Joe Renix and Johansson? Ma per favore! Ok, sì, a quanto pare ci sono più finali. Che bello! Non vedo l'ora di farne altri 5 facendo sempre le stesse cose. Ma li farai senza di noi. Perlomeno senza ma di me. Senza anche di me, probabilmente. E anche farò. Di me. No, spero... Cioè, per favore fatemi sapere se c'è un finale soddisfacente. Perché io vi giuro che in questo momento... A me non c'è bisogno che lo fate sapere, lo so già che non c'è. L'incubo con cosa? Oh, vedi, sì, c'è una sequenza. Ecco, ecco, ok. E noi siamo arrivati... Ah, vedi però, praticamente fino al manicomio è tutto a posto. Cioè, tutta una storia. E dal manicomio... Però chissà come si prende poi quell'altra strada, in effetti. E anche a casa di lui, tipo... Forse sì, a casa di lui abbiamo preso una strada invece che un'altra. Dove c'erano bambole, tipo? No, non lo so. Probabilmente sì, dovevamo interagire forse con qualcosa che non abbiamo trovato. O semplicemente era un'altra strada. Può essere, sì. Immagino di più sì. Più che altro perché poi, una volta arrivati a quella cosa in sopra che sono capelli, tipo, poi puoi decidere penso se andare in cantina. Lei. Sembra la sorella di lui. Sì, probabilmente... In effetti sì, perché ci sono tutta una serie di cose, simbologie, che le bambole, eccetera, che non si sono mai risolte. E soprattutto, cioè, in effetti, noi abbiamo preso un pezzo in cui lui è piccolo, e quello è l'unico pezzo in cui lui è piccolo. Sì, però non cambia il fatto che non è che perché io ho seguito una linea, la trama deve finire in una maniera completamente idiota. Cioè, è una punizione per aver risolto il gioco o cosa? Cioè, non capisco. Perché non c'erano grossi indizi su cose da seguire. Cioè io ho dei vaghi ricordi di giganteschi bambini che mi inseguono, ma non, niente di tutto ciò ha alcun senso. Già. Comunque, questo era Neverending Nightmares.
e il nostro saluto per un po', visto che lo streaming non si farà. Per qualche giorno, sì, settimana. Probabilmente per via di questo gioco. Beh, possibile. Sì, perché adesso ci dobbiamo ricoverare tutti. Ma non siamo già in manicomio.